solstizio d'inverno, giornata che si celebra anche nei siti archeologici sardi per indagare il rapporto tra le civiltà antiche e lo studio degli astri. Il servizio di Graziano Pintus. È accaduto di nuovo il sole che entra nei monumenti megalitici, proiettando la luce in direzione perpendicolare rispetto alle aperture dalle quali proviene. È un evento osservabile solamente una volta l'anno, il giorno del solstizio d'inverno, nella maggior parte di nuraghi e dolmen della Sardegna e dell'emisfero boreale. Eratostene usò il fenomeno del solstizio per calcolare il raggio della Terra con un metodo astronomico e geometrico molto sofisticato. Già a quei tempi i greci sapevano che la Terra era una sfera e l'errore nel raggio calcolato da Eratostene è inferiore al 3%. L'evento desta meraviglia alimentando le congetture della pseudoarcheologia, ma la comunità scientifica sottolinea che l'osservazione dei corpi celesti, comune a tutte le civiltà antiche, ha certamente influenzato le scelte costruttive degli antenati, eppure non c'è alcun mistero. Lo stupore davanti a fenomeni astronomici visibili ma lontani, del resto oggi è lo stesso delle epoche passate. Giove e Saturno disteranno tra loro meno di un quinto del diametro della luna piena, quindi saranno così vicini da essere quasi confusi come un unico oggetto. Questo tipo di fenomeno è stato ipotizzato possa essere connesso alla stella di Natale.